quando si parla di valorizzazione del turismo di sostenibilità non si può ormai non tenere presente la digitalizzazione, l'innovazione e perché no anche il metaverso. È quello che abbiamo assistito poco fa qui alla Borsa Italiana del Turismo Archeologico. Sì, abbiamo parlato di metaverso in un workshop organizzato nell'ambito di Archeo Virtual, che è organizzato a sua volta dall'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, che devo dire ha un rapporto lungo e intenso e proficuo con la Borsa. Allora, abbiamo parlato innanzitutto di digitalizzazione, che è poi la base primaria per creare eventualmente un metaverso. Abbiamo parlato anche della storia del metaverso, andando a vedere e a capire insieme che in realtà non è un concetto nuovo, è un concetto che esiste da molti anni, che adesso ha avuto una sorta di rinascita e grosso interesse internazionale da parte degli investitori, e abbiamo, direi, insieme convenuto che quello che viene dal patrimonio culturale, quindi tutta la digitalizzazione del patrimonio, può davvero portare nel metaverso dei contenuti e portare cultura e probabilmente avere un'interazione fruttuosa. Abbiamo anche convenuto insieme che tutto quello che è digitalizzazione del patrimonio può portare al metaverso un vantaggio nel senso di contenuti, contenuti di cultura. Quindi un grande impegno da parte nostra in prospettiva e grossa attenzione per questa realtà. Tra i diversi progetti che bollono in pentola, ma anche se forse sono già pronti, c'è iArcheo. Di cosa ci puoi dare qualche informazione in più? iArcheo è un progetto che è stato commissionato, voluto dal Ministero della Cultura, realizzato da ALES e gestito scientificamente dall'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale. Un progetto ambizioso che si è concluso, abbiamo avuto un workshop a riguardo, che mette insieme 10 università, il Ministero, istituti di ricerca e imprese creative. Per fare cosa? Per creare un sistema coordinato di visualizzazione, ricostruzione virtuale di 8 siti archeologici in Italia, in una maniera davvero coordinata nella gestione dei contenuti. Si è lavorato quindi con piattaforme open access, si è lavorato con framework per avere una ricostruzione virtuale che fosse il più possibile scientificamente valida, portando quindi al pubblico un contenuto che è al contempo fruibile, piacevole, ma sempre scientificamente rigoroso.